Anni di processi, interrogatori, udienze e condanne senza scoprire mai la verità sulla morte di Matteo Toffanin, freddato davanti a casa il 3 maggio del 1992. Gli uomini della Mala del Brenta di quel delitto non hanno mai parlato, tanto che la pista poi abbandonata parlava di un'esecuzione da parte della mafia per un debito legato allo spaccio di droga. Il bersaglio doveva essere Marino Bonaldo, pregiudicato legato a Felice Maniero. In comune con Matteo Toffanin c'era l'auto, stesso modello, stesso colore, targa simile. Ora ci sono due nuovi indagati, due ex di primo piano della mafia del Brenta, con una sfilza di precedenti per rapine e omicidi. Secondo quanto si apprende, si tratta di Andrea Battacchi, detto ragioniere, e dell'ex luogotenente di Felice Maniero, Sergio Favaretto. Il primo 60enne, il secondo 67 anni. Battacchi e Favaretto entrambi avevano preso parte alla clamorosa rapina della reliquia di Sant'Antonio, trafugata a Padova nell'ottobre del 91 e recuperata 2 mesi dopo a Fiumicino, nonché al gruppo che faceva evadere il boss Felice Maniero dal supercarcere Due Palazzi di Padova. Favaretto inoltre era stato condannato assieme all'ex braccio destro del boss Antonio Pandolfo come esecutore materiale di un omicidio nel 1994 di un ex affiliato alla banda Giancarlo Ortez e della sua giovane compagna Nazda Sabic. Un'esecuzione decisa da Maniero quando si scoprì che Ortez aveva iniziato a collaborare con la DIA del Veneto. La Procura di Padova, con l'obiettivo di raccogliere elementi probatori per far piena luce sul delitto di 31 anni fa, è determinata ad ascoltare tutti i maggiori protagonisti di quella che fu la mafia del Nord-Est, e tra loro verrà sentito anche Luca Mori, così si chiama dal 2000 Felice Maniero, oggi 68enne, recentemente condannato per maltrattamenti alla moglie quando abitava nel Bresciano.